Oggi abbiamo presentato i dati statistici dell'IRES che hanno dei segni positivi. Purtroppo, ahi noi, i segni sono più positivi sulla carta che dal punto di vista pratico, perché ancora in Umbria ci sono oltre 200 aziende in crisi, circa 80.000 persone che cercano il posto di lavoro, c'è una situazione di difficoltà e anche di povertà nella nostra regione. Su questo c'è bisogno di una maggiore incidenza e incisività da parte della regione dell'Umbria, in grado di agganciare quei fattori esterni che possono dare la ripresa per la nostra regione. Basso costo del petrolio piuttosto che i bassi tassi di interesse e alla fine anche gli 8.000 euro per le assunzioni, naturalmente, che caleranno nel prossimo anno, saranno 3.500 e andranno a finire. Per cui se rapidamente non si immaginano delle politiche di sviluppo e di crescita per la nostra regione, quei fattori esterni diminuiranno la loro efficacia e l'Umbria rischia di non agganciare la ripresa. Senza dubbio. Se e in qualsiasi modo si immaginano delle politiche di sviluppo non si può che ripartire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla legalità. La sicurezza perché l'Umbria purtroppo è la regione in termini statistici con maggiore incidenza di morti sul lavoro. Sulla legalità perché anche gli ultimi eventi dimostrano che la nostra economia purtroppo è stata aggredita da effetti e da fenomeni mafiosi e su questo bisogna stabilire un argine non più discutibile ma un argine sostanziale politico che scopra e neutralizzi l'intervento delle mafie nella nostra regione. Naturalmente a partire dal caso Gesenu, che purtroppo non è un caso isolato, ma è la punta dell'iceberg di una situazione che a fronte di 5 anni di economia ha subito anche e subisce questi effetti.